Il Natale è la festa che aspettano tutti i bambini e tanti si sono radunati domenica 13 dicembre per l'inaugurazione della casa di Babbo Natale e il presepe che nella piazzetta Palatucci hanno realizzato i ragazzi della quinta classe del liceo artistico di Maratea. Ad inaugurare questa opera il sindaco Domenico Cipolla, il parroco della parrocchia di Santa Maria Maggiore, don Luigi Tuzio, e in rappresentanza della scuola la professoressa Giordano. Allora, un'idea che nasce in realtà dal professor Limongi, che insegna quest'anno liceo artistico, di realizzare un presepe a dimensioni reali per la comunità di Maratea. L'idea è stata accolta in modo entusiasta, direi. E niente, i ragazzi sono ragazzi della classe quinta del liceo artistico arti figurative di Maratea. Abbiamo realizzato questi presepi. Inizialmente il progetto richiedeva 13 figure, in realtà ne sono state realizzate 17 con il patrocinio del comune, che ha finanziato 1000 euro per questo progetto soltanto esclusivamente per i materiali. Considerate che le sculture sono realizzate con rete metallica come supporto, gesso, vinavil, quarzo alla fine per le intemperie, insomma, e sono tante, quindi spero che questi 1000 euro comunque siano stati fruttuosi per il comune e per il territorio, sperando anche di far cosa buona all'intera comunità. Il Natale a Maratea sarà vissuto con le celebrazioni eucaristiche che preparano alla venuta di Gesù. Anche la nostra web radio, grazie alla comunità sacerdotale di Maratea, trasmetterà alle ore 19:30, a partire dal 16 dicembre, la novena di Natale in radio. E con il programma che l'amministrazione comunale ha predisposto per trascorrere in gioia e in armonia la festa della Natività. Con queste immagini suggestive del presepe in piazzetta Palatucci nel centro storico di Maratea, vi auguriamo di cuore buon Natale.